della nave partiva per spiaggia. Adesso non c'è posta. Non è che ci aspettassimo proprio una crociera, ma quella fare, a straccare con gente che galleggiava malapena, ma non era nemmeno una lontana parente di una nave. Io però ero sereno, perché sapevo che quell'affare lì, a più di 50 metri dalla spiaggia, tutto intero, non arrivava. E io per 50 metri ero sicuro di essere capace di muovere. Ma anche il terzo si era aspettato cattivo e arrivato su e su la barca, con loro dentro, fino a quando, alla metà della notte, è riuscito a rovesciare la barca. Metà di quelli che erano con noi sono scomparsi. Subito, come per l'incantesimo. Io sono finito dalla parte opposta dei miei fratelli. E ho gridato, lui mi ha sentito e ha risposto. Poi, quelli di noi che ci riuscivano sono arrampicati sulla barca rovesciata e gli altri hanno cercato di rimanere aggrappati. Io me ne stavo sulle tavole di legno fragile della barca rovesciata, quando ho visto mio fratello sparire dietro un'onda per non ricomparire mai più. 36 ore dopo, un'imbarcazione militare mi ha affiancati e soccorsi, e quando sono arrivati a terra, il Musta stava male. Così non è che mi ha raccontato tanto, mi ha detto sì, che c'era un sacco di gente, dava una mano, che c'erano dei dottori, che ha bevuto. Ho messo una settimana per capire che era arrivato in Italia. Suo fratello stava sul fondo del mare, ma lui era arrivato in Italia, dove c'è la democrazia, dove la democrazia non è una parola pericolosa. E lui è un rifugiato, perché dietro non può tornare, perché dietro lo aspetta il destino di suo padre. E allora deve cercare un lavoro e costruire un futuro buono per lui e per quelli che gli sono rimasti. Solo che ho raccolto tutti i maledettissimi tipi di verdura che crescono nella stagione buona. Stavamo in 13 in un capanno che gli attrezzi in mezzo ai campi, così il capo risparmiava anche i soldi sul furgone per portarci a lavorare. Sole tanto, soldi pochi, botte abbastanza. Così il Musta se ne è andato via anche lì. Però mi diceva, ero anche un po' stanco di correre, così sono cercato un mezzo di trasporto adatto alle lunghe distanze. E no, ma resisto, e arrivo a Milano al limitare dell'alba. Sono già caldo, ne approfitto per fare un diretto. 800 km, e non mi ha trattato come uno spiegato, ma mi ha sorriso. E mi ha chiesto se tutto era a posto, e io ho chiuso le porte prima che potesse tracimare fuori tutto il nero che avevo lì dentro, a rendere molto meno evidente quello della mia pelle. Ma le ho chiuse sufficientemente tardi perché lei potesse avere dentro una sbirciatina. Quella è la prima cosa veramente fortunata che io ricordi della mia vita. Ma dire male di padre, voglio credere di morire e respiro, si stringa attorno, c'è un mio di più bello, il mio di paura. Appartiene, ma io lo posso portare via a chiunque.
Che brucia.